Ciao a tutti, oggi vi faccio vedere una delle ricette preferite dalla mia nonna Rosita. Dove direte tutto? Certo, Damiano. Oggi preparerai un plum cake alla mela e limone. Bravo, un plum cake alla mela e limone. Vero, morbidoso, soffice, facile da fare a casa e senza glutine. Iniziamo dall'impasto, che è l'unica cosa che dobbiamo fare, perché ha bisogno di riposare almeno 4 ore in frigorifero prima di andare in cottura. In una planetaria mettiamo del burro. Burro, temperatura ambiente. Burro morbido, che andiamo a montare con gli aromi, in questo caso il limone. Mettiamo subito il sale. Cannella, zucchero e andiamo a montarlo in planetaria. Mentre il mio burro con gli aromi sta montando, manca il limone ancora, adesso ce lo vado a mettere, butto le uova. Tuorlo. Fermo un attimo. Continuo a montare. Scorzetta di limone. Pulitina al banco, come sempre. Adesso ho una ciotolina con un pochino di farina, farina di riso. Vado a mettere le mele e le infariniamo. Questa è l'ultima cosa che faremo, le metteremo a mano, ok? Per non farle diventare nere si può aggiungere un pochino di acido ascorbico. Acido ascorbico comunemente chiamato vitamina C. Se andate in farmacia la trovate tranquillamente, prendete una bustina di acido ascorbico, ci mettete un goccino di acqua e presto fatto. Perché l'acido ascorbico? Perché l'acido ascorbico rispetto a un acido citrico, come il succo di limone, non ti cambia il sapore. È molto più delicato e non ti va a cambiare il sapore della mela. Rimane bella fresca, non cambia colore e è bella croccante. Questo la mia nonna non lo sapeva. Continuiamo a montare e andiamo ad unire le nostre polveri. Prendo una ciotola vuota. Mescoliamo. Farina di riso. Farina di mandorla. Baking powder, fecola di patata, amido di mais, si vede perché rimane leggermente più giallognolo rispetto alla fecola. Con una frusta mescolo il tutto e vado a mettere all'interno del mio impasto montato. Eccoci qua, questo è l'impasto bello montato, guardate. Andiamo ad unire le nostre mele, che ho aggiunto un pochino di farina, questo serve per non farle cadere, ok? Così quando poi si va anche al taglio e quando si va a mangiare è tutto uniforme, le mele sono all'interno, così. E il nostro plum cake è pronto. Adesso io lo vado a fare in uno stampo in alluminio, di questa dimensione, non è tanto grande, però vedrete che crescerà tantissimo questo impasto. Prendo del burro morbido, tutto panno carta, lo vado a piegare e vado a imburrare, così, ok, così riesco a fare uno strato sottile e levo anche l'eccesso, vedete, strato sottile, senza esagerare. Questo lo tengo al lato, farina di riso, la buttiamo dentro lo stampo, facciamo così, e poi ruotiamo. Ci assicuriamo che prenda tutto lo stampo completamente, battiamo e questo è il risultato. Perfetto. Mettiamo dentro lo stampo, ok? Così. Stessa ricetta si può utilizzare anche per fare invece del plum cake, il classico tortino di mela, no? La ricetta è la stessa, si può utilizzare questa. Il sapore viene buonissimo. Prima la faccio tutta pari e poi metto una cucchiaiata
nel centro, così. Questo vado a farlo riposare 4 ore in frigorifero e poi vado a cucinarlo. 180 gradi per circa 40-45 minuti, dipende dallo stampo che avete, perché più grande lo stampo più tempo avrà bisogno. Io me lo sono preparato, già pronto e cotto, vi faccio vedere il risultato. Il plum cake è questo qua. Questo è il risultato. Bello morbidoso e meloso, eh? Io ce n'ho già un altro pronto. Prepariamo la guarnizione. Mela, passiamo nell'acqua fredda e l'asciughiamo con tutto panno carta, ok? Importante, perché mettiamo anche la buccia qua. Ho preparato una ciotola, stessa tecnica dei cubetti di mela, acqua, acido ascorbico. Andiamo a tagliare così la mela e vado a fare questo. Vado a fare tante piccole striscine. Tagliamo la nostra mela così, ho fatto tante striscine piccoline, la vado a infilzare con un bastoncino di legno, così, mi assicuro che l'ho preso tutto, immergo all'interno del mio acido ascorbico e inizio a girarla, così, e formo un ventaglio vero e proprio di mela. Damiano, sei un artista. Quando crei questa illusione qui, vuol dire che è fatta bene. Quindi l'acido ascorbico non cambia il sapore della mela, rimane perfetta. Ecco qua il nostro plum cake, l'ho lucidato un attimo, lo vado a terminare con un pochino di zucchero a velo. Allora prendo la spatola, ce la metto sopra così in diagonale, faccio una strisciona così. Così diamo importanza al nostro decoro. Anche le cose semplici possono essere decorate, secondo me, in maniera molto bellina e anche moderna, no? Come in questo caso. Cioè, si tratta di un prodotto, questo qui, casalingo, no? Che si fa tutti i giorni. Meno se ci cresci in famiglia, che chi cucina a casa un plum cake. Però con le piccole accortezze si riesce veramente a fare un prodotto che non solo è buono, ma è anche bello. Quindi guardate, andiamo a mettere il nostro ventaglietto al di sopra qui. Andiamo a finire con un pochino di oro, un po' di oro commestibile, andiamo a prenderlo, lo mettiamo proprio qui al centro, così da coprire il bastoncino. Eccoci qua, questo è il mio plum cake con la mela, cannella e limone, che è uno dei dolci favoriti della mia nonna Rosita. Lo mangio da quando sono piccino, ovviamente piccole accortezze per renderlo moderno, fragrante, morbidoso e sempre buono. Questo è buono a tutte le ore del giorno, dalla mattina alla sera. Non smetti mai di mangiarlo, poi con la punta di sale ti rimane l'acquolina in bocca, un vero spettacolo. Ciao!